da tre punti, primo e secondo posto, nonostante le prime due gare dove non, insomma, ha fatto un po' di sdeng, un bel po' di sdeng ci sono stati. Virtus, che vedete, rimane la miglior difesa di playoff con poco più di 69 punti di media subiti, nonostante per l'appunto i già citati 94 di gara 3. Questo rende l'idea di come avesse giocato in difesa la squadra Scariolo nelle prime 8 partite. Intanto giù il gettone, è cominciata gara 4, il primo possesso è per la Virtus Bologna, subito con Daniel Hackett, il migliore dei suoi in gara 3, che viene subissato di fischi da parte del suo ex pubblico. Vuole andare dentro da Tocco Scenghelia, che cerca l'uno contro uno con Bentil, sbagliato il primo tiro della partita del Giorgiano. Sempre forza fisica per Bentil in difesa, Scenghelia arriva dove vuole, però il tiro è troppo lungo. Dall'altra parte Shields, che aveva iniziato caldissimo gara 3, 10 punti nel solo primo quarto per lui, adesso riceve Bentil, si rinnova il duello con Scenghelia, ma a parti invertite, scarico per Heinz, che ha il tiretto da quella distanza e segna i primi due punti di questa gara 4. Rimane lì a dare un ancro di salvataggio a Bentil, il quale bravissimo dopo raddoppiato ha buttato fuori il pallone. Heinz un tiro libero un pelino più indietro. Hackett vede Jaité a centro area, il tocco è regolare sul pallone, ritrova la palla il francese che riesce poi a segnare. Ovviamente Virtus che ha bisogno di Mam Jaité, che era stato straordinario nelle prime tre partite stagionali con Milano, quella di Supercoppa e le due di regular season, non sempre costante invece in questa serie. Il miglior match è coinciso con quella gara 2, l'unica vinta fin qui proprio dalla Segafredo. Vedremo se oggi riuscirà a essere più utile ai suoi, mentre adesso deve cambiare su Rodriguez. Lo spagnolo prova ad attaccarlo, riesce a superare, riesce anche ad alzare la parabola, tiro sbagliato sulla sirena, ma è lo stesso Ciaccio che guadagna il rimbalzo offensivo, ci prova con la tripla frontale e fa esplodere per la prima volta in serata il Forum d'Assago. Jaité difende non bene, benissimo, e costringe il Ciaccio a un tiro in corsa. La Virtus non lavora bene sul rimbalzo difensivo, rapidissima Milano, il Ciaccio ne approfitta. Ancora i fischi per Daniel Hackett, che però tenere dietro col corpo Rodriguez, poi Belinelli, come detto, primo quintetto in questa partita da 8 mesi praticamente a questa parte, qui cerca la penetrazione, guadagna il fallo, lui che in gara 3 l'altra sera ha segnato 11 punti nonostante non fosse al top della condizione, qualche problemino per lui, ma ovviamente sono più quelli che hanno problemi che quelli sani in una serie così intensa in cui si gioca a 48 ore di distanza l'una partita dall'altra. Assolutamente. Scenghelia contro Bentil, un altro che non è al 100% fisicamente, un problema al ginocchio procuratosi in gara 1. Scenghelia sbaglia un altro tiro ma guadagna il rimbalzo offensivo, c'è poi il fischio arbitrale preso da Boris Rizic, che già aveva arbitrato gara 1. Qua il fischio, lo vediamo, è per un fallo di Kyle Heinz. Riveritando va a sbattere contro Scenghelia, ancora una volta un movimento in attacco super, ancora una volta un tiro, si è mangiato una conclusione, sembrava già dentro per lui. Hackett contro Rodriguez, passaggio che ribalta tutto il campo, Wims dall'angolo, si alza da 2 punti perché ha il piede sull'arco, segna comunque il canestro Kyle Wims, un altro di quelli che non si è visto sempre in questa serie. Manca tantissimo sotto il punto di vista offensivo alla Virtus in questa serie, difensivamente ha il compito di marcare Shields, che qui lo attacca immediatamente sull'uno contro uno, un po' dritto sulle gambe, con la partenza sulla linea di fondo lo mette in difficoltà, deve spendere fallo. Visto molto nervoso in gara 1, in gara 2 Wims ha trovato un po' più di feeling col canestro, sempre il solito però a porta in difesa, ma manca assolutamente, qui diciamo, sul ribaltamento di Daniel Hackett, il piede proprio sulla linea da 3 punti per il 4° punto della Segafredo. Poco più di 5 punti di media nella serie per Kyle Wims, mentre già al momento dei primi cambi in questa partita, fuori da Tome, dentro Hall per l'Arman Exchange. Intanto un tocco con il piede da parte di Jaité e quindi cronometro che viene riciclato per quanto riguarda l'azione a 14 secondi. Hall, c'è spazio su quel quarto di campo per il gioco a due, Bentil va dentro a ricevere, Scenghelia prova a metterci il fisico, arriva anche l'aiuto di Jaité, poi Hall mette palla a terra, alza la parabola e apre con un primo canestro sul primo tiro la sua gara 4. Dopo aver litigato col canestro praticamente quasi tutta la serie, scusate, in gara 3, adesso apre con una penetrazione e tira in faccia a Jaité segnandogli in faccia.
perso Bellinelli sul perimetro, non paga questa disattenzione Milano perché è fuori bersaglio la tripla, ma il rimbalzo offensivo è per Wims e quindi altra azione in attacco per la Virtus, con Hackett che punta il ferro, cede poi il pallone a Senghelia che non si aspettava quello scarico in corsa, in una palla persa per la Segafredo. Shields già dall'altra parte vede Rodriguez a rimorchio che vuole penetrare, scaricare per Hall che si prende la tripla, non va a bersaglio, l'ultimo tocco secondo Rossi è di Wims, la palla sarà di Milano. Frisia, buonissimo tiro costruito per l'Olimpia, la Virtus non è pronta a recuperare quel rimbalzo, Hall era caldo e carico, giustamente Rodriguez torna da lui, qua Wims sembra ci fosse il tocco, va a chiedere il tocco proprio dell'avversario, non è dello stesso parere l'arbitro sulla linea di fondo. Torna in campo Rodriguez dopo la rimessa per prendere il pallone, vede Bentil che può alzarsi da tre punti, errore anche per lui, il rimbalzo lungo è di Hackett, prova a spingere direttamente dall'altra parte, ancora dentro da Senghelia, molto cavalcate le due ali grandi delle squadre, poi taglio di Bellinelli, servito bene dal Giorgiano, fallo commesso da Rodriguez. Sempre la bravura della Virtus a dare la palla in post basso e aspettare il taglio, Senghelia è anche non solo abile a giocare uno contro uno, Bellinelli con maestria accorcia un po' il momento del taglio, accorcia la strada a Rodriguez e gliela taglia, sostanzialmente gli taglia davanti per dare un'ottima linea di passaggio. Il numero 13 deve commettere fallo per non dare una facile ricezione. Sono tre i falli di squadra commessi da Milano in questo primo quarto, si avvicina al bonus e quindi ai tiri liberi la Virtus, Bellinelli fino in fondo, il ferro gli dà una mano, canestro del meno uno. Vuole un tiro ad altissima percentuale, vuole andare fino in mezzo all'area, accelera, buona la partenza e ovviamente alla fine trova i due. Rodriguez per Heinz, questa volta non vuole prendere il tiro alla media distanza, vuole aspettare Hall, penetrazione fino al ferro, poi quasi gli sfugge il pallone di mano, viene un po' aiutato in parte da Jeté che sporca quella stessa palla sul fondo. Comunque Hall è pronto a fare taglia fuori sul francese, la mano va a toccare la palla, vediamo proprio la partenza sulla linea di fondo, vuole andare con una scucchiaiata reverse, gli sfugge la palla, avrebbe dovuto aspettare che la palla toccasse di nuovamente il parquet per cercare di riprenderla. Mageteli rimessa con 7 secondi sul cronometro per l'Olimpia Milano, prima però c'è da asciugare un po' del sudore perso da Mamjeté, perché tra l'altro oltre all'intensità di queste partite che si giocano una sera sì una sera no, in questi giorni si è fatto avanti e indietro da Milano e Bologna, in tutte e due le città c'erano temperature da deserto del Sahara, da Emirati Arabi, non so cosa. E meno male che c'è l'aria condizionata. E meno male davvero che in queste due arene c'è l'aria condizionata, perché sennò sarebbe una sauna per tutti. Intanto dalla rimessa, pescato il taglio di Hall, di nuovo avanti di 3 Milano. Le piccole disattenzioni pagate care, qui Milano la sfrutta, Hall completamente libero sotto canestro. Posizionamento deve essere tra uomo e canestro, non impedire un facile appoggio. Hackett vuole andare dentro da Senghelia, con il piede va a sporcare questo pallone, Bentil è pronto per entrare nel match per la prima volta, anche l'MVP di gara 3, vuole dire Nick Melli, quello che di fatto assieme a Grant ha spezzato la partita nel decisivo terzo periodo, 10 punti per lui solo in quel quarto. Sui 22 totali, la sua seconda miglior prestazione stagionale dietro ai 27 della regular season sul parquet di Trento, che poi sono anche il suo massimo in carriera nel nostro campionato. Hackett prova a prendere il centro dell'area, sta dritto con le braccia Heinz, la palla però arriva nelle mani di Jeté, che ha iniziato con molta più convinzione questa gara 4. Presente, insomma, la sua capacità di recuperare rimbalzi e soprattutto di convertire immediatamente, qui presenza, rimbalzo e canestro. Rodriguez contro Hackett, eccolo il blocco verso il fondo di Melli, vuole andare invece verso il centro lo spagnolo, assist per Heinz che deve liberarsi i due avversari, alla fine scarica per Melli, un secondo alla fine, deve tirare sulla sirena appoggiato al vetro, non è neanche un brutto tiro per le condizioni complicate in cui era, ma la palla non entra nel canestro, e allora chance per il primo vantaggio della partita per la Segafredo. Hackett, gioco a due con Senghelia, palla dentro per il georgiano che va con il sottomano e sorpasso Virtus Bologna. Senghelia va sul lato giusto, Melli esce ad uscire ad aiutare il compagno di squadra, Senghelia capisce la situazione, va subito dove Milano è debole, dove non ci possono essere aiuti, e chiude magistralmente. Shields per
Paul che vuole andare dentro da Heinz, spalla canestro contro Wims, ha chiaramente una stazza diversa fisicamente Heinz, ma difende molto bene Wims. Melli deve prendere un altro tiro sulla sirena, è un altro errore, altra buona difesa della Virtus che costringe Milano ad arrivare all'ultimo secondo. Tirare all'ultimo secondo e soprattutto non c'è possibilità di prendere il rimbalzo, tenuta di uno contro uno, responsabilità individuale, non si va troppo in rotazione, quindi la Virtus trova una buonissima palla recuperata. Qui la magia di Şengelya, la giocata semplice ed efficace, passaggio di Hackett, passo a incrociare sotto mano per andare a mettere il decimo punto Virtus. Cambiato l'intero backcourt di Scariolo, fuori ovviamente Hackett e Belinelli, dentro i due starters di gara 3, ovvero Paiola e Teodosic. Şengelya cerca la penetrazione, il passo di incrocio contro Melli, conclusione morbidissima del georgiano. Mette giù la palla e va dove vuole, alla fine poi anche la capacità di controllare il corpo, di poter fare anche un euro step, in questo caso arriva comodo in mezzo all'area, altro canestro per lui dopo i due errori iniziali. E Milano, lo vedete, non segna da oltre due minuti, prova a interrompere il digiuno Hall, non ci riesce dal campo, ma subendo il fallo potrà provarci dalla lunetta. Teodosic costretto a inseguire, bravo Hall a slalomeggiare, a arrivare fino in fondo, a chiamare anche l'aiuto di Jaité, però il fallo è proprio del numero 44 che spinge da dietro Devon Hall. Qui la partenza di Şengelya, primo passo come sempre esplosivo e vincente, Melli costretto a inseguire, poi non riesce a rallentare il colpetto, a rimanere tra lui e il georgiano, il quale poi va verso il centro e segna. Tiri liberi, i primi della partita a favore di Devon Hall, che segna il primo, mentre la Virtus, oltre ad aver fatto entrare dalla panchina Teodosic e Paiola, ora mette in campo anche Cordinier, dimostrazione della profondità a disposizione del roster di Sergio Scariolo, soprattutto sul reparto degli esterni. Hall che segna anche il secondo, e allora può arrivare un altro cambio con Sampson che va a sostituire Şengelya, e quindi prova una carta che raramente si era vista in queste finali. Scariolo tiene in campo assieme Jeté e Sampson e gioca con le torri gemelle. Si provano a fare cose, vedere un po' cosa possono dare questi quintetti, tanto tempo anche di DP League entrare in campo, ovviamente solo il campo darà il responso. Paiola sulla pressione di Jerian Grant, come detto prima uno dei migliori per Milano in gara 3. Teodosic senza pensarci si alza e spara, scrivete 3. Mancato anche Teodosic dal punto di vista realizzativo, insomma, però 55,8% da 3 nei playoff, esce tranquillo come sempre e mette la tripla. Con questa tripla fa 20 su 35 da 3 in questa post season, risponde però prontamente dall'altra parte Jerian Grant, inizia ad accendersi anche questa gara 4 dopo il grande ritmo offensivo, la grande produzione realizzativa di gara 3. Ora Teodosic prova a ubriacare Shields, cade a terra, prova lo scarico, ma alla fine arriva l'intercetto di Grant, palla persa della Virtus. Grant vuole attaccare, cerca a sua volta un passaggio per Biliga, la palla gli torna in mano, Shields mette a terra il pallone, poi sbaglia il suo palleggio, arresto e tiro, si dispera il pubblico del Forum. Rapidità di mani e di esecuzione, poi anche Shields ha un po' troppa fretta di andare a concludere, vede tanto spazio. Teodosic ne vede enormi spazi, praterie, seconda tripla consecutiva per il numero 44 che sfrutta ancora una volta la libertà concessa dalla difesa dell'Olimpia. E poi anche l'esultanza di Milos Teodosic, uno che non si lascia andare spesso nel far vedere le sue emozioni, ma lo fa invece nelle grandissime occasioni come questa. È un giocatore da grandissime occasioni in queste finali, Paul Biliga, che sta trovando un rendimento eccezionale. L'intraprendenza di Grant a buttarsi dentro, ovviamente gara 3 l'ha caricato, gli ha dato fiducia. Biliga non tagliato fuori, tempismo, elevazione e tocco per segnare il 16° punto e il meno 2 Olimpia. Adesso fallo di Jerian Grant, forse un dito nell'occhio di Teodosic, l'ha visto Rizic, che ha sanzionato il primo fallo personale del numero 10 di Milano, mentre torna già in campo Gigi Datome per la seconda volta nel match, va a sostituire Siobhan Shields, mentre qua rivediamo il contatto, sì, un colpo al volto di Grant, involontario ma abbastanza netto. Colpo c'è tutto, l'arbitro prontamente va a fischiare. Qui il buon aiuto anche di Sampson, però facendo quel passo ovviamente si libera lo spazio per Biliga, quale è prontissimo a sfruttare la chance e l'occasione per segnare due punti. Esaurito il bonus così da Milano, questo è il quarto fallo di squadra, per il momento ci sarà rimessa e poi dalla prossima occasione tiri liberi per la squadra di Sergio Scariolo. In
mentre c'è qualcosa da andare a rimettere a posto con l'arbitro Baldini, che prima comunica con Messina e poi va a spiegare quello che è successo a Sergio Scariolo. Gioco che comunque può riprendere con la rimessa di Teodosic, il tocco col piede da parte di Hall, quindi si ripartirà dalla stessa zona. Cronometro che non cambia, già era 14, adesso viene ovviamente comunque rimesso indietro di un secondo il cronometro della partita, da 2.14 viene riportato a 2.15. Se ne era accorto di questo secondo passato erroneamente Boris Rijic. Cordinier contro Melli, vuole penetrare il francese, uno dei migliori giocatori in questo fondamentale nel nostro campionato, sbaglia però poi il tiro, cerca di arrivare sul rimbalzo vagante, travolge un avversario e il fallo è proprio di Cordinier. Compressione Melli Hall, prendo io, prendi tu, vado io, vai tu, invece ci prova ovviamente la Virtus ad andare a recuperare quel pallone con Cordinier, credo che sì, travolge Hall, era quello di andare sul pallone, poi c'è il corpo, contatto di gioco, va a chiedere, si accusa immediatamente. Vedi qui l'indecisione fra Melli e Hall, che ovviamente fa accendere un po' la speranza a Cordinier di poter toccare quel pallone. Adesso le proteste di Scariolo con Rijic portano ai fischi del Mediolanum Forum. Quello di Cordinier, il terzo fallo di squadra per la Virtus, che quindi a differenza dell'Armani Exchange ne avrà ancora uno da poter spendere. Biliga consegnato per Datome, c'è Paiola su di lui, cambi difensivi per la Virtus, taglio di Biliga, ci mette un braccio Teodosic, il fischio arbitrale per il secondo fallo del serbo. Fallo c'è tutto, la Virtus è brava a togliere le doppie uscite a Milano e a stare proprio fisicamente contro i ricevitori, anche sui lunghi, cioè, ci sarebbe possibilità di dare il pallone, ma i lunghi fanno un buonissimo lavoro di contatto, di lavoro a cercare di impedire la linea di passaggio. Secondo fallo per Teodosic, che tra l'altro qui ha fatto forse un'ingenuità non da lui, perché Biliga era in salto, era girato, bastava mettere il corpo e chiudergli la strada cercando il pallone, si è esposto a quel secondo fallo che poi è arrivato. Adesso da Tome, la finta su Sampson, riapre per Melli, vuole attaccare contro Schengelia, difende bene l'ex Zesca, Melli però guadagna il centro dell'area, conclusione buttandosi indietro che è corta, rimbalzo di Paiola. Già dall'altra parte Teodosic, che per il momento nonostante i due falli resta in campo, organizza il nuovo attacco, palla per Schengelia, prova a disturbarlo Melli, c'è spazio per attaccare da Tome, gli gira attorno, gran giocata di Tocco Schengelia. Viene a giocare sul cambio difensivo di Milano e ovviamente si ritrova da Tome a giocare contro Schengelia, virata ancora una volta meravigliosa da parte del numero 21 della Virtus, regala un'altra giocata meravigliosa. Fin qui 64% dal campo per la Segafredo, 9 su 14 totale. Ora Biliga vuole giocare uno contro uno con Sampson, ha sicuramente dei centimetri in meno, riesce a guadagnare il modo per prendersi un tiro, però poi lo sbaglia, il rimbalzo vagante è di Cordinier, sembra avere più energie rispetto a gara 3 la Virtus questa sera. Cordinier per Sampson che vuole attaccare, il bonus come detto era esaurito, avrà due tiri liberi l'ex Indiana Pacers. Partita di energia fisica, non si fa battere uno contro uno la Virtus, Milano costretta a forzare sempre le conclusioni. Qua in ritardo Hall sulla partenza di Sampson. E va Andrea Lunetto a condotte liberi. Vediamo la partenza in virata contro Datome, tagliato fuori immediatamente sulla partenza, ha già acquisito un vantaggio. Il palleggio gli serve per prendere lo slancio e per avere poi quell'inerzia per arrivare fino in fondo senza problemi. Intanto sostituito con due falli Teodosic, dentro Wims, prosegue a voler giocare grosso Scariolo, prima con quella frazione con Jeté e Sampson assieme, adesso con addirittura Cordinier da 2 e Wims da 3 assieme a Schengelia e Sampson sotto canestro, una scelta che però per il momento sta pagando per la Virtus, che ora tocca anche il massimo vantaggio sul più 6. 37 secondi per chiudere il primo periodo, vediamo se Milano riuscirà a ritagliarsi anche un ultimo possesso con una conclusione veloce, non sembra per il momento il caso. Grant va da Hall, superata la finestra per crearsi un 2-1, palla che arriva dentro da Biliga, si chiude Wims attorno a lui, si chiude anche Sampson, sbaglia Biliga, rimbalzo dello stesso Sampson che sta giocando con buona solidità queste serie di finali scudetto.
tanto i tempi leggermente sempre in ritardo Milano nel passarsi il pallone e alla fine altro tiro forzato. Paiola per l'ultimo possesso del primo periodo, contro da Tome, vediamo se lo attaccherà. Penetrazione di Paiola, vede Wims, il tiro appoggiato al vetro subito prima della sirena, chiude con un ottimo parziale questo primo periodo la Virtus Bologna, che è già avanti di 8 dopo i primi 10 minuti. Andiamo a rivedere la penetrazione e l'assist di Paiola per il canestro a un secondo dalla fine di Kyle Wims, è 16-24 per la Sega Predo Bologna al Mediolanum Forum. Era una Milano che, come dicevamo, aveva tirato molto bene in gara 3 con quei 94 punti segnati, le alte percentuali. Questa sera per il momento sta facendo un po' fatica nell'avvicinarsi a canestro, 4 su 13 da due punti per la squadra di Messina, che si è fermata a 16 in questo primo quarto. Al contrario, invece, per il momento molto tosta a livello di energie, molto precisa a livello di percentuali la Sega Predo Bologna. Per il momento sta tirando col 67% quasi sia da 2 che da 3, una Milano che sta facendo fatica invece ad avvicinarsi al ferro sulla difesa molto fisica della Virtus Bologna. Una Virtus che ha trovato per il momento 6 punti da Schengelia, 6 punti da Teodosic. Dall'altra parte chi invece è riuscito a entrare bene nel match fin qui è Devon Hall, che ha segnato a sua volta 6 punti. Si è visto poco invece quell'asse tra Rodriguez e Heinz, che in diversi momenti di questa serie, ma soprattutto in gara 1, aveva fatto male alla difesa della Virtus. Questa dimostrazione anche di come ogni partita che passa si riescono a trovare degli accorgimenti, degli aggiustamenti sulle cose che hanno fatto male nelle partite precedenti. Adesso comincia il secondo quarto con il primo possesso per Milano, taglio di Melli, arriva l'aiuto dal lato debole di Cordinier che dice: ho preso la palla, non è questa l'idea degli arbitri. Leggermente in ritardo l'intervento di Cordinier, però ancora una volta appostata anche bene, palla c'è, ma c'è anche l'avambraccio di Melli. Fischio è corretto, prima si prende la palla, poi si porta via anche il braccio e il fallo c'è. Il secondo anche per Cordinier dopo i due di Teodosic, mentre per la seconda volta in questo match Milano ha un digiuno di oltre due minuti, lo interrompe a modo suo Siobhan Shields, trovando il primo canestro della sua partita, sempre con la marcatura di Paiola. Samson pronti in seconda battuta, Shields è più bravo di tutti e segna. Primi due per lui, era già in doppia cifra a questo punto di gara 2 con i 10 del primo quarto. Adesso Wims vuole attaccare contro Grant, ha un fisico ovviamente diverso, si accontenta di un tiretto buttandosi indietro, che è molto corto in questo caso, forse avrebbe potuto usare un po' di più il fisico per avvicinarsi di qualche altro centimetro. Grant dall'altra parte va da Melli, ribaltamento per Shields, non c'è spazio per prendersi la linea di fondo, vuole procurare il cambio per andare dentro da Melli, che attacca il centro dell'area, scarico per Grant, non se la sente di prendere la tripla, arriva un altro fallo di Cordinier e attenzione perché è il terzo per il francese. Milano prende la palla e non attacca immediatamente, la Virtus è sempre lì, quindi no, sul ribaltamento non c'è vantaggio. Anche qui Grant aspetta, poi ancora una volta Cordinier esagera, va, allunga il braccio, trova il contatto. Adesso credo che sia stato sostituito da Scariolo, tre falli per lui. Ovviamente gara particolarmente condizionata dalla voglia di andare a recuperare il pallone quando era, non aveva una buonissima posizione. Tornano in campo Hackett e Bellinelli per Bologna, mentre Shields vede dentro Melli proprio contro il suo compagno di nazionale. Ovviamente con una posizione così profonda non può fare granché Bellinelli. Notato il mismatch, c'è il vantaggio, Bellinelli rimane dritto con le braccia alzate, Melli usa non bene, benissimo il piede perno, va via dall'altra parte in ritardo in seconda battuta, il tentativo di stoppata. Melli fa chiamare time out a Sergio Scariolo, Milano è tornata a meno 4. Buon avvio per Milano in questo secondo periodo, 4-0 che l'ha riportata dal meno 8 di fine primo quarto a questo 20-24. Vuole interrompere subito il momento positivo degli avversari Sergio Scariolo, momento positivo che però, parlando di lunghi periodi, dura da tanto qua in casa per l'Olimpia Milano, che in gara 3 ha vinto la 20esima partita su 20 in questa stagione in casa, è la sesta squadra nella storia a iniziare una stagione con 20 vittorie interne consecutive. Le altre le vedete
delle 5 che c'erano riuscite prima, solo 2 poi avevano conquistato anche una stagione perfetta dal punto di vista interno. 3 squadre avevano perso in finale la loro prima partita e lo vedete, per Fortitudo Bologna, Pesaro e per la stessa Milano del 90-91 erano state sconfitte dolorose. Milano perse addirittura in gara 5, la decisiva gara 5 con Caserta quell'anno. Anche Pesaro con Treviso e la Fortitudo con Treviso persero dei match in serie di finale scudetto che poi portarono a non vincere il titolo. L'unica squadra a esserci riuscita per ben 2 volte a chiudere la stagione poi da imbattuta, dopo aver iniziato con 20 vittorie consecutive, è stata Siena per 2 anni, nel 2007-2008, il 2008-2009, laureandosi anche campione addirittura nel 2007-2008, vincendo 24 partite su 24 in casa. Milano potrà arrivare al massimo a 22, ma spera chiaramente di unirsi a quel club ristrettissimo dove ci sono solo 2 versioni della ex Montepaschi. Si torna intanto a giocare dopo il timeout di Scariolo con Bellinelli, che riesce a prendere il pallone contro Bentil. Questo vuol dire che Sampson è contro Hall, riconosce questo mismatch Bellinelli, la palla dentro proprio da Sampson, che usa bene il corpo e segna i primi 2 punti del secondo quarto della Virtus. Cambia parecchio Milano, alla fine Melli va a finire contro Schengelia, però rimane questo uno contro uno. Sampson è anche lui bravissimo a tenere la palla a equilibrio, a sfidare Hall, che solitamente se la cava egregiamente contro i lunghi in post basso, e a segnare in faccia. Hall dall'altra parte raddoppiato, c'è spazio per Melli con i piedi sull'arco, prende comunque il tiro, lo segna da 2 punti, i secondi punti per Nicola Melli, che già ha segnato un canestro, sale così a quota 4 per quel che riguarda questo match. Dall'altra parte Sampson molto lontano dal ferro, vuole l'uscita di Hackett, consegnato per il pesarese. Palleggio, arresto e tiro all'altezza del gomito di Hackett, sputato dal ferro, rimbalzo di Bentil. Vuole ripartire subito Grant, che però non ha linee di passaggio per trovare una soluzione rapida. Alla fine ci pensa Melli a ribaltare il lato, invece torna da quella parte Shields, che vuole battere l'avversario, ci riesce in linea di massima, subisce anche il fallo. 2 ci sono già, col più 1 potrà fare 3. Già Grant aveva possibilità in precedenza di attaccare quell'area un po' sguarnita, lato debole non pronto da parte della Virtus. Qui Bellinelli si fida un po' troppo di Sampson, chiedendogli di staccarsi di più, e in ritardo Shields tiene il vantaggio andando a cercare proprio il corpo di Bellinelli. Vede l'esitazione di Sampson e lì è il momento buono per lui per attaccare, per arrivare fino in fondo. Protegge la palla col corpo, allungando la mano sinistra e il corpo, la spalla destra, aspettare il contatto di Sampson e portare a casa anche il libero supplementare. Libero aggiuntivo quindi per Shields. Questa stagione quasi 79% in lunetta, tiene fede alle sue percentuali, segnando anche il punto aggiuntivo. Fanno 5 per lui, fa 9-2 per Milano per iniziare il secondo quarto. Hackett sceglie di andare verso il fondo, si torna poi da Schengelia contro Grant, ancora una volta vuole usare il fisico, arriva il raddoppio di Melli che gli prende il pallone, Schengelia lascia partire il tiro, l'ultimo tocco a rimbalzo poi è di JT, questa volta Schengelia sorpreso dal blitz di Nicolò Melli. Secondo Risi che l'intervento raddoppio, Scariolo si lamenta di questa difesa. Secondo l'arbitro la mano di Melli va sul pallone, poi dopo JT non riesce a recuperare, è rimessa per l'Olimpia. Ci vorrebbe l'inquadratura forse dalla telecamera sulla linea di fondo, questa copriva con il corpo di Grant l'intervento di Melli, mentre dall'altra parte arriva il secondo 2-1 consecutivo per l'Armani Exchange. Questa volta lo firma Ben Bentil col fallo di Schengelia. Bentil lasciato solo uno contro uno, qui la ricezione è abbastanza comoda, Bentil mette giù il pallone e qua sulla virata c'è la spinta di Schengelia, abbastanza vistosa sotto gli occhi dell'arbitro. Questo movimento non piace all'arbitro sulla linea di fondo, arriva anche il tiro libero aggiuntivo. Vediamo la palla che entra. E Milano che ha subito raddrizzato quelle percentuali da 2 che avevamo visto a fine primo quarto, era 4 su 13, adesso è 9 su 18, vuol dire che ha segnato fin qui 5 su 5 da 2 nel secondo periodo. Mentre GT conquista il rimbalzo sul libero aggiuntivo sbagliato da Bentil, si resta sul più 1 Milano. Hackett, Schengelia gli dice vai da GT, adesso c'è un po' di traffico in quella zona, deve uscirne in qualche maniera Hackett, che poi vede Schengelia ancora
per giocare in post basso, non si accorge che stanno per scadere i 24 secondi, cerca l'assist a Jeté, il canestro arriva ma soltanto al 25° secondo e ovviamente non vale. C'è sempre enorme pressione, come hai detto giustamente, non si accorge Senghelia che il tempo sta passando, aumentano i tempi di reazione da parte della difesa dell'Olimpia, al quale poi spero ovviamente che non butti un occhio rapido sul cronometro dei 24 appena buttata giù la palla, e così è, palla recuperata per Milano. E adesso il momento positivo della partita, l'inerzia si è spostata tutta dalla parte di Milano. Devonol palleggia, resta tiro da due, sbagliato, rimbalzo di Hackett che poi riesce a tenere i piedi in campo, ha toccato con il piede fuori ma nel momento in cui non aveva più il controllo del pallone, bravo Rossi ad accorgersene sulla riga di fondo, mentre vedete la Segafredo non segna ormai da oltre 2 minuti e mezzo. Wims dentro per Senghelia, questa volta il tiro lo prende, è morbido e il primo ferro lo accoglie. Senghelia senza fare fatica lì in mezza posizione, in mezzo all'area, compagno, guarda che sei libero, girati e guarda il canestro, un tocco morbidissimo per il più uno Virtus. Chiuso il parziale di 7-0. Pronto sul cubo dei cambi Heinz per Milano, c'è anche Sampson per la Virtus, Wims va vicino al recupero, l'ultimo tocco poi è suo sul tentativo di intervento di Melli. Rimessa che sarà per Milano con 7 secondi che rimangono sul cronometro dell'azione, mentre escono Senghelia e Melli per fare posto proprio ai già citati Heinz e Sampson. Mentre arriva anche il momento di entrare per il Ciaccio Rodriguez, che era già pronto ad abbandonare il campo Grant, invece era Ole il prescelto e Grant si prende una occhiataccia da Messina. Strano. Rimessa che effettua proprio il neo entrato Rodriguez. Heinz consegnato per Grant, come detto mancavano solo 7 secondi, ora ne restano 4, deve forzare da 3 Grant, che però ha preso ritmo e fiducia con gara 3 e segna anche questa. Caldo e carico, a questo livello non puoi permetterti ovviamente di stare lì a guardare un giocatore con la palla in mano, specialmente Grant che è entrato nella finale, nella serie finale. Qui poca pressione, come le due triple in precedenza di Teodosic, devi sempre essere lì pronto con la mano alzata. Da due Hackett vuole rispondere e segna con il piede sull'arco, canestro che vale la parità, avete visto prima le percentuali, entrambi. È stato confermato il canestro da 2 punti. Il numero 25, 6 corna, secondo pallo.
Dopo di fare play rimane la chiamata sul campo, fallo normale.
cronometro di 54 secondi. Il cronometro si presenta a 14 secondi. Time out, this is Bologna.
viene visualizzato l'Inter Play perché c'è stata un'interferenza offensiva e quindi bisogna vedere quanto tempo effettivo è rimasto sul cronometro. Dopo l'Inter Play sul cronometro vengono messi 1 secondo e 9 decimi. Time out Olimpia Milano. Termina qui il secondo quarto di gioco all'intervallo, Olimpia Milano 40, Virtus Bologna 34. Sta per iniziare il terzo quarto di gioco. Dopo 20 minuti Olimpia Milano 40, Virtus Bologna 34. Yeah!
fallo di Pia Milano, fallo del numero 42, Heinz, secondo fallo. Professor Emanuele Benzemiano con 9 secondi sul cronometro.
viene visualizzato il vista replay su una richiesta di Cosnesina per controllare se l'ultimo tiro da tre punti di Sceglieria fosse un canestro da tre o da due punti.
Bologna. Pallone numero 14, Schalke, primo fallo. Cambio di Milano, è rientrato Trent. E in lunetta, Kai Heinz. Heinz. Cambio di Milano, è entrato Valdasso, è uscito a fondo.
con 14 secondi sul cronometro dei 24. L'India Milano, fallo del numero 50, prendi il secondo fallo. Viene visualizzando l'interplay per controllare il risultato del lato di India Milano da parte di Teodosic. Thank you.
Di gioco dopo 30 minuti, Olimpia Milano 55, Virtus Bologna 55. L'ultimo quarto di gioco dopo 30 minuti, Olimpia Milano 55, Virtus Bologna 55. Thank you.
viene visualizzato il replay su richiesta del coach della Virtus Bologna, perché potrebbe esserci stato un atto di violenza su Samson.
Thank you.
Thank you.
subito Aguet, è rientrato Gordini. Thank you.